E questi sono gli ingredienti per realizzare le crespelle al radicchio rosso. Ovviamente, come sempre, ricetta di cucina divisa in ingredienti e preparazione. Ingredienti per 4. Questi sono gli ingredienti. 4 cespi di radicchio rosso, 200 g di emmental, 35 g di farina, 6 cucchiai di latte, un uovo, burro, sale secondo il gusto dei vostri commensali per la besciamella. Questi sono gli ingredienti che dovrete utilizzare. 500 ml di latte, 50 g di farina, 50 g di burro, sale, noce moscata. Preparazione crespelle al radicchio rosso. Le crespelle al radicchio rosso. Iniziamo la nostra ricetta di cucina della pastella stemperando in una ciotola la farina con il latte e un pizzico di sale. Fatto questo, aggiungete l'uovo sbattuto a parte, mescolate ancora e quindi dovrete fare riposare in frigo per circa mezz'ora, non di più. Nel frattempo preparate la besciamella. Fate fondere il burro in un pentolino antiaderente e unitevi la farina setacciata. Fatela rosolare mescolando fino a ottenere una salsa omogenea. Nel prossimo punto dovrete fare fuori dal fuoco, versate il latte, mescolando, quindi rimettete a cuocere, a fiamma bassa, facendo addensare senza smettere di mescolare. Arrivati a questo punto procedete a insaporire la besciamella con una presa di sale e la noce moscata grattugiata. Fatto questo dovrete quindi mettervi l'emmental a scaglie e fatelo sciogliere mescolando. Tenete da parte. Ponete un po' di burro in un padellino antiaderente di circa 15 cm di diametro, fatelo sciogliere e versatevi un quarto di pastella. Fate cuocere la crespella per circa 2 minuti, giratela e fate cuocere per un minuto d'altra parte. Fate scivolare su un piatto la crespella e preparatene altre 3. Pulite il radicchio dal torsolo e dalle foglie sciupate, lavatelo e fatelo lessare per 5 minuti in acqua salata. Scolatelo e tagliatelo a striscioline. Unite il radicchio alla besciamella. Salate e pepate e fate insaporire per 2 o 3 minuti. Togliete infine il composto dal fuoco, farcitevi le crespelle, arrotolatele e servitele subito. Ovviamente, come sempre, vi diciamo buon appetito a tutti voi.